Ciao ragazzi, buon sabato come sempre da Ale di Camper House di Rimini. Molti mi chiedono, ma il tuo canale a che cosa serve? Allora è vero, mi sono fatto anch'io questa domanda, ma il mio canale a che cosa serve? Il mio canale serve a girarvi la mia umile esperienza che ho acquisito in tutti questi anni di viaggi in camper, di cibo e di tante altre cose inerente alla vita di tutti i giorni. Di attività di noleggio perché ho avuto per 20 anni un noleggio di camper. Sapete, Camper House ha avuto un noleggio di camper. Vi ho detto nell'altro video che anzi ha riscosso tantissimo successo quando abbiamo parlato del roller team, no? Un roller team che costa 83.000 euro, quello più rifinito. 83.000 euro oggi comprate un roller team. Quindi se andiamo su un cartago così andiamo ancora più in su. Ma è giusto, c'è tanta gente che mi ha scritto, che mi ha detto, ma se uno li vuol spendere quei soldi a te che cosa te ne frega? Ma per l'amor di Dio, io non vorrei che vi abbia fatto passare questa messaggio, ma lungi da me questa cosa qui, perché sono il primo io a dire che con i miei soldi faccio quello che mi pare. Quindi voi siete liberissimi di comprare Roller Team, X-Go, Elna, quello che volete, l'importante è che vi fa rimanere felici. Oggi una signora mi ha fatto ridere, mi ha chiamato, anzi ieri, non oggi, ieri che era venerdì, mi ha chiamato questa signora, ma carinissima, 82 anni, che sentivo in sottofondo che stava guardando i miei video, no? Ma una roba bellissima, e mi ha chiesto, Ale, perché mi chiama Ale, no? Ale, guarda, io sono così, così, ho 82 anni, perché io gli ho chiesto, ma quanti anni ha? Sono giovanissima, non mi voleva dire l'età, 82 anni. E lei ha sempre viaggiato in camper, poi per tanti motivi l'ha venduto il camper, adesso lo vorrebbe ricomprare. E aveva visto il video di un mio furgonato che avevo messo in vendita su YouTube e gli era piaciuto tantissimo. Gli ho detto, guardi signora che quello è già venduto. Insomma, per farla corta, lei ha detto, io Ale sono da sola, mio marito mi è morto, e sento che per rivivere un po' dovrei comprarmi un camper e andare via con sto camper. 2 anni fa è andata a Lisbona con il camper, da sola. Quindi vedete che forza che ha la nostra mente, il nostro spirito di fare. A 82 anni aveva, io ci ho parlato mezz'ora con questa signora, ma mi ha fatto rimanere incredibilmente stupito, no? Cosa si possa fare a 82 anni? Lo spirito che aveva questa signora. Gli devo fare i complimenti in diretta perché gli ho detto che la salutavo. Sei una grande veramente, ti stimo. E quindi noi possiamo fare quello che vogliamo con i nostri consigli, con le nostre cose. Questi video io li faccio per aiutarvi a non incappare in errori che magari ho fatto anch'io. Oggi parliamo della truffa che c'è in questo momento con la sete di acquisto camper che c'è, che sta succedendo. Mi ha chiamato un altro cliente che mi segue sempre su YouTube, mi è venuto a trovare, mi ha detto, Ale, mi raccomando, parla di questa storia che sta succedendo. C'è tanta gente che si sta spacciando per un concessionario, ma non farò nomi, perché avrebbe dovuto chiamarmi il concessionario se voleva che ne parlassi, però io sempre, perché mi mandano queste informazioni i miei follower, io ne parlo, però non faccio nomi. Questi personaggi si spacciano per questo concessionario, si fanno mandare delle caparre per dei camper che pubblicizzano, che sembra che abbiano loro in vendita, e poi questi personaggi scappano, non ci sono più. Cioè è una frode. Quindi non abbiate, quando mandate dei soldi, io lo sapete, ho anche gli appartamenti in affitto per l'estate, così siamo su delle piattaforme, mi arrivano i soldi, però sono tutte piattaforme certificate con una garanzia al 100%. Capite la serietà di un'azienda quando si mette in gioco? Dovete guardare dove mandate i soldi. Anche con Sadafè c'è tanta gente che arriva, compra sul sito, nell'e-commerce, manda i soldi con una facilità molto leggera. Guardate sempre l'azienda, guardate i video che fa, guardate lo storico che ha, andate a guardare un po' di quanta faccia ci mettono online, perché uno che
è serio, lo vedrete in tanti posti che ci mette la faccia, che pubblicizza la sua azienda, e così solo potrete capire se è un'azienda seria o falsa. Poi diciamo anche questo, che molti fanno tanti video, poi invece vai a cercare l'azienda, vai a vedere fisicamente se c'è e non c'è niente. Bravissima. Quindi anche questo è importante, nel senso che noi abbiamo sempre fatto i video su YouTube, ma poi tanta gente ci è venuta a trovare e vedeva fisicamente la nostra realtà, vede la nostra realtà, come per esempio Sadafè. Quindi seguiteci anche su Instagram, Sadafè Official, vi lasciamo i contatti qua, perché sia io che Ale facciamo i video, quindi vi presentiamo l'altra nostra realtà. Esatto, noi siamo tutto alla luce del sole e le aziende oggi devono essere così. Perché? Perché internet è una vetrina sul mondo, come ho sempre detto. Quindi te devi pubblicizzare bene il tuo negozio per far stare il tuo cliente coccolato, sicuro che cadrà in mani buone. Ma no che uno si mette su, fa un video. Te, questa azienda, nei video, l'ha fatta mai vedere questa azienda? No. C'è, non c'è. Uno produce, non fa mai vedere un laboratorio, non fa mai vedere niente. Questo è, secondo me, una cosa un po' falsa. Poi diciamo anche cosa ci ha detto un cliente che ordina sempre tramite il nostro sito www.sadafè.it, vi lasciamo i contatti qua. È arrivato il pacco in meno di 24 ore ed è rimasto stupito perché più veloci del famoso colosso che da quale tutti noi acquistiamo, no? Esatto. E quindi anche questo, siamo anche veloci poi nelle spedizioni. Quindi torniamo a dire attenzione alle truffe che stanno succedendo anche nei camper. Gente che si spaccia per dei concessionari che hanno i camper da vendere e poi vai a vedere tutta una un magna magna. Come è stato qui a Rimini, un albergo quest'estate chiedeva i soldi, le cappare ai vari clienti, poi l'albergo non c'era neanche. State molto attenti, internet è bellissimo, però torno a dire guardate lo storico di questa azienda, guardate i video, guardate le persone, chiamate prima per vedere se qualcuno vi risponde, fate un po' gli investigatori, perché è l'unico modo per fotterli a questi furbacchioni che a me stanno sui bip, ok? Quindi oggi non abbiamo parlato di camper, ma il camper, vedete, sono alla guida, già mi sento la vacanza. È arrivato il sole, la bella stagione. Già mi sento la vacanza che entra nelle ossa, che compri un roller team da 83.000 euro o che compri un Kentucky usato da 30, è lo stesso valore che fanno, è solo una questione di immagine, come ho sempre detto, no? Due pesi e due misure. Quindi te hai tantissimi soldi da spendere, spendili tranquillamente. Te ne hai un po' meno, prendi tranquillamente un camper usato, perché ti divertirai allo stesso modo di quello che compri il camper da 83.000 euro. Te lo garantisco al 200%, al 300%, al 400% te lo garantisco. Però ti rimangono in tasca tanti bei soldini. Fai le stesse cose con quello da 83.000, con quello da 30, con quello da 20, con quello da 10. Il camper è questo. Ok ragazzi, attenzione alle truffe, mi raccomando, non spedite soldi così. Questi sono i miei consigli che vi do io, tutti gratuiti, tutti semplici, tutti fatti con il cuore. Mi credete, non mi credete, è lo stesso. Mi avete mandato dei messaggi incredibili che mi piacerebbe leggerlo adesso, uno almeno mi piacerebbe leggerlo, perché era veramente bello. Però non ci siamo preparati su questo, però mi piacerebbe leggere un messaggio in ogni video, perché è troppo bello quello che se vogliamo leggere un commento, dato che finiamo sempre così, dai, vai, un bel commento. Jerry67, okay. Grande Alessandro, grazie per i tuoi video umili e molto interessanti. Voi argomentate, consigliate, cercate di fare vedere la realtà del mercato odierno senza alcun interesse. Secondo me il coltello dalla parte del manico e dell'acquirente che si ritiene la cifra alta
Basta non comprare ad aspettare tempi migliori. Le cifre alte, secondo me, sono in base alla richiesta di questo periodo. Vero. E non per eventuali costi di produzione. Il pellet adesso te lo buttano dietro, però 2 mesi fa, parlo in Lombardia, lo vendevano anche a 16 euro 15 kg. Risultato che tutti i venditori avevano i magazzini pieni ed invenduti. Se non è speculazione questa, guerra tra i poveri. Avanti così e buon weekend a tutti. Grazie, sono questi i messaggi che vedete che abbiamo, andiamo sulla stessa linea. Poi voi mettere la testa sotto la sabbia, vuoi fare il quello che dice sempre contro su tutto, fallo tranquillamente, però sono molti di più quelli che mi scrivono per darmi ragione. Ultimo messaggio, Moreno Stevanato dice: grande Alessandro, ogni tuo video è bello da ascoltare per imparare molte cose sul fatto di camper. Ho passato le ferie per diversi anni a Rimini, che è spettacolare. Potresti darmi l'indirizzo di dove avete gli appartamenti, perché dopo la pandemia e altri problemi non ci sono più venuto. Grazie mille e buona giornata. Grazie Moreno. Moreno, a te e gli altri, la bella stagione sta iniziando, i nostri calendari degli appartamenti si stanno riempendo. Vi consigliamo di chiederci in privato, vi lasciamo il numero qui, i contatti di riferimento delle piattaforme dove potete vedere posizione, foto e anche disponibilità e prezzi. Sì. Poi vi farò vedere anche qualche appartamento. Così sì, magari dal prossimo sabato. Di cosa stiamo parlando? Perché se no parliamo sempre di esatto, aria fritta. Perché ci mandate gli acconti e noi non esistiamo. Ti sbrano. Io non sono un tipo. Quando anche perché diciamolo, noi siamo sempre molto umili e non facciamo vedere, ma questi appartamenti sono delle vere chicche, a parte la posizione dove sono, che sono nella zona più rinomata di Rimini, appena ristrutturati, col garage, che in una zona dove i garage non sono disponibili, quindi veramente ve li facciamo vedere perché meritano, anche solo così, per divertirvi a guardare, no? Molta gente, ma ti sei messo su anche a fare gli appartamenti, hai chiuso i camper, fai l'olio. Vedete com'è nella vita, si cambia. Quando hai la passione fai tante cose. Fai tante cose e ti riescono. Quando non hai la passione sei morto dentro. Sei morto dentro. E non mettetevi vicino a dei morti dentro, perché vi porteranno a spiaggiarvi, anche a voi che avete voglia di fare. Non mettetevi vicino a delle persone spente, delle persone altezzose. State lontani da quelle persone lì e andate avanti da solo magari. Adesso stai solo vicino a me, vero? Solo ed esclusivamente vicino al sangue del mio sangue, perché ho visto che in tutti questi anni è la soluzione. Tutti gli altri mi hanno, scusate la parola, deluso. Tanto deluso. Ciao, buon weekend! Ciao!